Siano lodati Gesù e Maria. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Questo versetto, che lo abbiamo recitato nel Salmo responsoriale, estratto dallo splendido testo del meraviglioso Salmo 15, offre un'ottima sintesi, ecco, del messaggio di questa terza domenica di Pasqua che stiamo celebrando, un messaggio che è in parte formato dalle esortazioni di San Pietro Apostolo, che abbiamo ascoltato sia nella prima che nella seconda lettura, e in parte dal meraviglioso, ecco, e focale episodio dell'apparizione di Gesù risorto ai discepoli di Emmaus. Allora, innanzitutto la prima lettura ci presenta il primo annuncio pubblico di Gesù risorto dato da San Pietro poco dopo l'evento della Pentecoste. In esso egli fa un'applicazione tipologica del Salmo 15. Applicazione tipologica significa che legge il Salmo 15 come prefigurazione delle vicende che sarebbero poi accadute a Gesù. In particolare alcune sue espressioni che si riferiscono al mistero della morte e risurrezione di Gesù. Il fatto ossia che il corpo di nostro Signore, pur essendo veramente passato attraverso la morte, la morte di Gesù non fu una morte apparente, non conobbe però la corruzione e il disfacimento, che sono entrambi segni e manifestazioni del peccato dell'uomo. In quanto risorse sfolgorante nella risurrezione, dopo essere stato nel sepolcro soltanto il tempo strettamente necessario ad attestare oggettivamente la realtà e verità della sua morte. Sapete che perché questo si accada devono passare almeno 24 ore. E Gesù nel sepolcro c'è stato ben più di 24 ore. Egli si consegnò volontariamente alla morte per la nostra salvezza, dunque, ma non fu abbandonato agli inferi. Lo spargimento del suo sangue e il suo passaggio attraverso la morte, e facciamo un riferimento alla seconda lettura, fu motivato dalla necessità di compiere la redenzione e liberarci, dice San Pietro, dalla vuota condotta ereditata dai padri, ossia una vita sciagurata, disordinata, lontana dal Signore. E la sua risurrezione ebbe come effetto di confermare e rafforzare la nostra fede e la nostra speranza, costituendo essa il perfetto compimento delle promesse di Gesù e il fondamento della certezza che anche in noi la morte sarà vinta e distrutta. Ora, che il Signore sia nostra parte di eredità, ossia che noi possiamo e dobbiamo condividere i frutti della sua vita e fare nostra la sua stessa modalità di esistenza ed anche nostro calice, i versetti del Salmo 15 che stanno guidando queste nostre riflessioni, è cosa che possiamo vivere ed in sommo grado dove? Durante la meravigliosa e divina esperienza della Santa Messa. E qui arriviamo al Vangelo. La Santa Messa, purtroppo, penso che tutti lo sappiamo, e anche in questa nostra comunità ne facciamo un po' dolorose esperienze, è stata fortemente e largamente trascurata da non pochi fedeli battezzati negli ultimi decenni. Voi sapete, buon'anima di mio cognato, aveva uno zio che era il cardinale vicario di Roma, vicario del Papa negli anni 60, era il cardinale Traglia, era un suo zio, non mi ricordo se di primo o di secondo grado. Mio cognato raccontava sempre che questo zio gli diceva che quando fu indetto il Concilio Vaticano II, uno dei motivi fu che le autorità della Chiesa erano molto preoccupate, perché la frequenza alla messa domenicale era precipitata, pensate, intorno al 65-60% dei fedeli, che erano numeri drammatici per l'epoca. Capito? Quindi anni 60. Ecco. Il problema è che il trend di questi ultimi anni è andato in sempre più progressivo abbandono, cioè nonostante tutta l'attenzione, la cura pastorale anche delle gerarchie della Chiesa di cercare di avvicinarsi in qualche modo ai fedeli, come dire, gli sforzi non hanno dato buoni frutti perché siamo scesi in alcune zone d'Italia, specialmente del nord, con un punte davvero preoccupanti che toccano intorno al 10%.
della frequenza della messa domenicale. Come tutti sappiamo, adesso siamo piombati da quasi 2 mesi a questa parte, in maniera forzata, allo 0%. È uno 0% forzato questo qui, evidentemente per cause indipendenti alla nostra volontà. Certamente questa dolorosissima esperienza che pare stia volgendo al termine, preghiamo e speriamo, quantomeno permessa dall'alto, sappiamo che non si muove voglia che Dio non voglia, è certamente un'occasione di riflettere bene su ciò che la messa è e significa, e soprattutto sul fatto che essa non è e non può essere considerata un optional nella vita cristiana. La messa non è un optional, cioè una cosa che se c'è meglio, ma se non c'è non è la fine del mondo. Questo non è così. Senza la frequenza assidua e gioiosa alla messa, infatti, la vita cristiana semplicemente, e l'episodio del Vangelo adesso lo vedremo, lo dimostra, cessa di esistere, perché si perde ogni possibilità di reale ed efficace contatto con il nostro Salvatore e con la sua opera salvifica. Una cosa molto importante che noi dobbiamo, su cui noi dobbiamo riflettere anche per questo tempo, è questo. Se Dio stabilisce dei canali comunicativi, e li ha stabiliti, perché lui ha stabilito che la grazia che il nostro Signore ci ha acquistato nella morte e risurrezione arriva a noi attraverso il canale dei sacramenti. Questo l'ha deciso lui, non l'abbiamo deciso noi. La Chiesa non ha fatto altro che prendere atto di questa realtà e proporla ai fedeli. Allora, se Dio ha deciso questo, nessuno può dire io ne faccio a meno. Lo capite perché, no? Perché sarebbe un mettersi a discutere quello che Dio decide. Diverso è il discorso, come quello che è successo in questo periodo, in cui è Dio che ti dice in questo momento tu ne fai a meno, perché non dipende dalla tua volontà. Allora in quel caso non c'è nessun problema, ci pensa il nostro Signore a supplire. Ma un conto che è Lui a decidere, un conto che siamo noi. Capite che è proprio l'opposto. Allora, veniamo al Vangelo. Il messaggio legato alle apparizioni ai discepoli di Emmaus è infatti molto semplicemente questo. Allora, Gesù risorto, anche in questo Vangelo vediamo, non è riconosciuto, non è mai riconosciuto Gesù risorto nelle apparizioni. Perché? Perché appartiene ad una dimensione non più percepibile e sperimentabile a livello ordinario. Nella risurrezione si manifesta la natura divina di Gesù. La natura divina di Gesù non è alla nostra portata. Nessuno di noi può conoscere e vedere Dio in questo mondo. Ora, i discepoli di Emmaus lo conoscevano benissimo Gesù di Nazaret, ma non erano più capaci di riconoscerlo. Quindi è entrato in una dimensione trascendente a cui ci si arriva non attraverso la conoscenza sensibile e personale, ma solo attraverso la fede. Quando avviene il riconoscimento di Gesù? La prima cosa che Gesù fa, spiega le scritture, quindi dopo la spiegazione da parte di Gesù dei passi profetici che si riferivano a lui. Uno. Ma soprattutto aprono gli occhi nell'atto della frazione del pane. Ma voi capite che lettura della parola e spiegazione della parola e frazione del pane, che cos'è? Sono le due parti principali della messa, la liturgia della parola e la liturgia eucaristica. Quindi, durante una messa Gesù si rivela come il risorto, e proprio nel momento della fractio panis, voi sapete che anticamente nei primi secoli la messa non si chiamava la messa, la chiamavano la frazione del pane oppure i santi misteri. Che cos'è la frazione del pane? È il momento in cui, guardate, osservatelo, prima della comunione il sacerdote spezza l'ostia consacrata a significare, no? L'agnello immolato, colui che si spezza, ed è il momento che prepara il sublime momento della Santa Comunione, perché subito dopo la frazione del pane il sacerdote si comunica e viene distribuita la comunione ai fedeli. È in questo momento che si aprono gli occhi ai discepoli di Emmaus, solo a questo punto e solo in questo preciso momento. Che significa? Che possono solo in quel momento sperimentare ed entrare in rapporto soprannaturale con il mistero di Gesù risorto. Il messaggio del Vangelo è chiarissimo. Dunque, senza messa, e concludiamo, Gesù rimane ordinariamente né più né meno di un perfetto sconosciuto, perché questi non l'avevano riconosciuto Gesù,
prima di questo momento, anche se lo conoscevano di persona. Allora, e questo evidentemente con buona pace di coloro, vi assicuro che sono tantissimi, la mia esperienza insomma di quasi 16 anni di ministero me lo conferma, con buona pace di non pochi fedeli che pensano di poterlo pregare in casa propria. Ecco, in questo periodo certamente sì, ma ordinariamente non basta questo senza andare in chiesa. Ecco, io spero, penso che tutti lo speriamo, che in questo tempo veramente doloroso, strano, ecco, di grande sofferenza, di digiuno forzato, aiuti un po' tutti a riscoprire la centralità e l'importanza della messa. Voi sapete che ci sono tre categorie di fedeli. Alcuni, diciamo, sono quelli che stanno messi meglio, sono i credenti e praticanti, praticanti non solo i sacramenti ma anche i comandamenti, quindi quelli che veramente cercano di amare Gesù, di accogliere i mezzi di salvezza e di vivere il Vangelo. Viva Dio, fossimo tutti così, speriamo. Però sono anche altre due categorie di persone, che sono quelli più conosciuti, no? I credenti non praticanti, d'accordo? Quindi quelli che dicono che credono ma non praticano. Ma poi ci sono anche i praticanti non credenti, lo sapete? Cioè quelli che praticano molto superficialmente, diciamo, per abitudine, all'acqua di rose, quindi praticano magari un pochino i sacramenti saltuariamente, un po' tiepidamente, ma la vita non è molto aderente al Vangelo, come tante volte ci esorta il Sommo Pontefice. E quindi questo tempo deve aiutare un po' tutti, specialmente queste categorie un po' problematiche, a riscoprire la centralità e l'importanza della messa e a sentirne profonda e salutare nostalgia. I primi cristiani dicevano molto semplicemente queste parole: senza la messa noi non possiamo vivere. Sicuramente, in base al Vangelo che abbiamo ascoltato, possiamo, dobbiamo dire che senza la messa non possiamo incontrare Gesù risorto né godere dei frutti della risurrezione. Solo nella messa, infatti, si può vivere quella gioia piena alla sua presenza e la dolcezza senza fine con cui si chiude quel Salmo 15 che ha un po' guidato la nostra riflessione. Gioia piena alla sua presenza e dolcezza senza fine che si sperimenta nel contatto intimo e sacramentale con nostro Signore Gesù Cristo, da cui dipende la vita e la salvezza della nostra anima. Siano lodati Gesù e Maria.